Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Vi ho promesso che vi devo parlare di Lionel, l'uomo dalla faccia di leone, e l'ho mantenuta. Adesso vi devo parlare di questo ragazzo, Stefan Bibronski. Nacque in una piccola cittadina in provincia di Varsavia, in Polonia, nel 1891. Sono andato a ricercare, non c'è il giorno e il mese, c'è scritto solo 1891. E comunque non c'è scritto neanche se era di una famiglia di contadini o di una famiglia di operai, c'è scritto soltanto che la madre lo aveva dato in adozione ad un impresario di Circensi. Alcuni dicono che la madre lo ha abbandonato perché a quell'epoca c'erano ancora tanti pregiudizi verso le persone con deformità e verso le persone disabili, peggio che adesso. E quindi dice che la madre l'aveva abbandonato. Altri invece dicevano che non è assolutamente vero che la madre l'aveva abbandonato, ma aveva dato l'occasione al figlio di esibire il suo desiderio, quello di mettersi in mostra, anche se sappiamo che lui aveva il desiderio di diventare un dentista. Ovviamente era affetto da ipertricosi, sarebbe quella malattia di cui gli crescono i peli in modo smisurato. Aveva la lunghezza dei suoi peli, soprattutto in faccia, di circa 8 pollici, soltanto sulle mani e sui piedi non aveva i peli. Sappiamo che questo ragazzo era molto colto, molto gentile, molto educato e sapeva anche cinque lingue, tra cui l'inglese e l'italiano, ovviamente anche il polacco perché era nato in Polonia. Sappiamo che lui si era esibito sin dalla giovane età in un circo intitolato Barvis e Birmi Circus. Ovviamente non era l'unica attrattiva, c'erano anche altre persone, tra cui i forsuti, che adesso vengono chiamati strongmen, sarebbero quelle persone muscolose che si esibiscono sollevando macigni abbastanza pesanti, le donne barbute, la donna cannone, uomini obesi, nani, giganti, persone con tanti tatuaggi o tanti piercing, donne barbute, ma anche altre persone con deformità, come ad esempio persone senza braccia e senza gambe, come la donna cammello e tanti altri. Questo ragazzo, Bibronski, era lui stesso che voleva esibirsi, era lui stesso che amava farsi osservare. Ovviamente ha un volto simpatico, a parer mio. Questo ragazzo ha avuto occasione di aprirsi un circo con i soldi che si era guadagnato e ovviamente, grazie a queste esibizioni, poteva avvicinarsi e farsi avvicinare al suo pubblico, rispondendo con dignità e con educazione a tutte le domande che il pubblico gli forniva. Morì all'età di 41 anni a Berlino, agli inizi del 1900, per un infarto. Dicono che quando si trovò a New York City scoppiò un incendio e lui fu il primo ad evacuare, anche perché
Se dovesse ustionarsi sarebbe diventata una persona del tutto normale e non avrebbe più avuto occasione di arricchirsi. Era l'unico modo per arricchirsi, l'unico modo per guadagnare per una persona con delle deformità o con delle malattie evidenti, era quello di mettersi in mostra, come vi ho detto in video precedenti, dal 1800, ma anche prima, anche nel Medioevo esistevano i freak show, solo che venivano chiamati semplicemente fenomeni da baraccone. Dicono che la madre era convinta che la malattia del figlio era causata dal fatto che il marito era stato sbranato da un leone. Ma queste erano le solite credenze popolari. Adesso che siamo arrivati fin qui, vi volevo dire una cosa. Vi volevo confermare qualcosa che mi riguarda. Quando ero piccolo, io andavo spesso nei circhi e mi capitò di vedere un qualcuno, un uomo abbastanza alto, con una testa piccola piccola, era travestito da clown, da pagliaccio, faceva vedere la testa che si muoveva, apriva e chiudeva la bocca, fumava e girava per quella parte rotonda del circo all'interno del tendone, ma la sua faccia, la sua testa ricordava tanto le vecchie lattine di cui meccaniche degli anni 80. Negli anni 80, quando ero bambino, queste lattine si compravano nelle bancarelle. Non so se qualcuno se le ricorda. Poi, più tardi, quando facevo le scuole medie, era arrivato un altro circo dove si esibiva una donna che si faceva chiamare Miss Corinca, la donna gorilla. Questa donna era all'interno di una finta gabbia, tutta ad un tratto, era in bikini. Tutto ad un tratto il suo corpo si ricopriva di peli, sbatteva giù il cancello, si irritava e si agitava e dicevano: "No, ma si calmi, Miss Corinca, si calmi." Molti dicevano che era soltanto un'esibizione fasulla, che questa ragazza aveva non aveva problemi, ma aveva una sorta di pellicola attorno alla pelle che a comando gli crescevano i peli finti, ma non so la realtà. Comunque vi dico che ho visto realmente Miss Corinca, la donna gorilla, e fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti se avete avuto anche voi delle esibizioni, se siete mai capitati a vedere qualche freak show, qualche fenomeno da baraccone nei circhi. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico. E sappiate che le persone deformi sono persone, non sono affatto scherzi della natura, non sono affatto fenomeni da baraccone, sono persone come noi, solo che hanno delle deformità. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio dal Gran Mitico.